Ciao ragazzi, bentrovati in Calisthenics Torino, palestra 100% allenamento corpo libero. Oggi assieme a uno dei nostri coach Stefano vediamo come eseguire al meglio i push-up a terra, le cosiddette, le classiche flessioni, tanto per capirci. Allora, proviamo una flessione, delle flessioni, dei piegamenti classici. Allora, cosa è richiesto per farlo bene? Senza pensare troppo a farlo in stile Calisthenics, la cosa importante, molla pure le scapole Stefano, la cosa importante è rimanere in linea tra gambe e tronco, e eseguire un piegamento completo. Vado giù, affondo bene con il petto e torno su. Uno e stop, va bene. Questo è un regular push-up come si fa nel fitness fatto bene. È un buon push-up, è una buona tecnica. Nel calisthenics gli aggiungiamo altri dettagli, perché questi altri dettagli sono poi funzionali per andare a sviluppare varianti skills più avanzate che poi in altri video ti faremo vedere. Allora, in stile calisthenics, come facciamo il push-up? Innanzitutto partiamo con le scapole protratte, come se prendessi un cazzotto in mezzo a mano. L'addome contratto, in ollo, sempre in ollo. Ci mettiamo bene sul dorso dei piedi, distendi bene il dorso dei piedi, mantenendo sempre la contrazione massima degli addominali e dei glutei, eseguo un piegamento. Vai, uno, e due. Ancora, uno, e due. Stop! Eseguire questi piegamenti sul dorso dei piedi con l'addome contratto lo rende già decisamente più difficile, decisamente più duro. C'è ancora un aspetto su cui vorrei porre la tua attenzione. Andiamo. Mi metto da questa parte. Allora, dunque, ci si posiziona adottando tutti gli accorgimenti per eseguire il push-up classico in stile calisthenics. Addome contratto, scapole protratte, gli blocco l'avambraccio, ok, in maniera tale che rimanga perpendicolare al pavimento quando eseguo il piegamento. Quindi glielo blocco, vai, eseguo il piegamento, uno e due, uno e due, stop! Hai già visto, si vede già, balza subito dagli occhi che per adottare questo accorgimento, quando si piegano le braccia sei costretto ad andare a sbalzo in avanti e quindi questo rende l'esercizio molto più duro, perché ci portiamo in una leva molto sfavorevole per i muscoli pettorali, tricipiti e deltoidi che lavorano per questo esercizio. Bene, con questo è tutto, ci vediamo con Stefano in un altro video oppure direttamente in palestra. Ciao ciao!